La Toscana dell'agroalimentare al centro del mondo con la prima edizione di Buy Food Toscana presentata a Firenze in programma il 7 giugno nel complesso di Santa Maria della Scala a Siena. 50 buyer attesi anche da paesi extraeuropei come Canada, Australia, Brasile e Stati Uniti all'evento organizzato dalla regione in collaborazione con Promo Firenze, Comune di Siena e Fondazione Quali Vita in collaborazione con Vetrina Toscana per mettere in mostra le eccellenze di un settore che secondo i dati Ismea vale 111 milioni di euro. Diamo il via a un percorso che a nostro modo di vedere può innescare vantaggi importanti per il nostro settore agroalimentare. Lo facciamo convintamente e lo facciamo, voglio dire, forti di un'esperienza che già noi abbiamo nell'ambito del settore vino. I prodotti presentati a Buy Food spaziano dai formaggi e latte al pane ai dolci, dall'olio extravergine di oliva ai salumi, le carni e i prodotti vegetali per tracciare un quadro completo dell'agroalimentare toscano. Si punta a quello che è la qualità. In questo nuovo evento che faremo in Toscana, partendo da quella che è stata l'esperienza di Buy Wine, abbiamo voluto seguire e lanciare un prodotto dedicato al food, partendo da quello che è tutto quel prodotto certificato che riconosce alla Toscana una grande qualità. La Toscana, d'altra parte, vanta 16 DOP e 15 IGP, che sommati alle 58 DOP e IGP dei vini la pongono ai vertici italiani. Da qui parte la sfida di Buy Food. Io credo che questa iniziativa, il Buy Food, sia un momento dove dobbiamo raccogliere un po' tutto quello che in questi anni abbiamo tutti seminato, le istituzioni, le imprese, e capire se il settore dell'agri-food toscano sia in grado di competere, sia in grado di andare sui mercati in maniera forte come lo sta facendo il vitivinicolo. E quindi credo che questa iniziativa sia anche un momento, una cartina di tornasole per il nostro comparto agroalimentare. Buy Food, dedicato agli addetti ai lavori, coinvolgerà in realtà l'intera città con menù a tema nei ristoranti.